Ciao a tutti ragazzi, come sempre io sono saluto da Eric, il vostro Barbaro, e oggi è uno di quei video in cui parlo e ancora parlo. Voi dite, ma tu parli sempre nei tuoi video? È vero, ma stavolta chiacchiero un po' del partito da Danger Zone, quindi attacco o nostalgia visto che questo campo che adoravo non c'è più, e vi piazzo sotto solito gameplay, così se vi stufo nel parlare potete semplicemente guardare e godervi le immagini della giocata. Prometto che cercherò di farvi ancora altri gameplay veri e propri da montare tutto, ma intanto di cosa chiacchieriamo oggi? Beh, chiacchieriamo di alcune caratteristiche importanti nello scegliere una SG, o meglio, di alcune caratteristiche importanti nello scegliere una piattaforma, ovvero gli interni si possono cambiare, sistemare, si può fare letteralmente di tutto. Praticamente una replica anche piccola, come per esempio la mia Spectre, che è davvero uno sputo, è bella compatta e tutto, riesce a tirare bello teso fino a 40 metri. Con delle componentistiche interne come si deve, anche un Jingong cortissimo può andare a sparare come un dannato e funzionare benissimo. Ma allora di che caratteristiche sto parlando io? Se tutte le repliche sono praticamente uguali, se le si portano e sistemano e tarano come si deve, beh, sto parlando di alcune caratteristiche che non si possono cambiare nella replica. Innanzitutto il fatto che, secondo me, quando si prende una replica bisogna innanzitutto pensare a una replica che piace, soprattutto a livello estetico, perché, come ho detto, il dentro si può sistemare tutto, ma l'estetica, il colpo di fulmine e quello che veramente vi colpisce quando la prendete, che è importantissimo per farla proprio godere, quello in sostanza rimane, per quanto si possa un po' kittare come accessori. Una Spectre rimarrà sempre una Spectre, un G3 rimarrà sempre un G3. Quelle che sono cose molto importanti proprio a livello di gioco e non si possono cambiare sono compattezza, ergonomia e, per dirla in più, anche il peso. Perché? Beh, perché sono delle caratteristiche molto molto importanti e che differenziano davvero una SG, e su cui non possiamo poi lavorare più di tanto se vogliamo sistemare e modificare. Una replica con un guscio in metallo che sarà pesante sarà molto resistente, questo è un valore indubbio. Però, e ve lo dico perché quando uso il mio RPK, anch'io che sono un bell'omone, dopo un po' mi ci distruggo, una RPK bella pesante sarà bella, appunto, pesante da tenere. Quindi, se siete dei giocatori che fanno delle giocate molto lunghe e tutto quanto, vi sarà molto molto importante trovare una replica che magari non sia fatta in ghisa, ma se in metallo, in un metallo abbastanza leggero, oppure in un ABS bello resistente. Resistenza che è molto importante in una replica, secondo me, perché il guscio esterno è quello che spia tutte le botte e tutti i colpi. Quindi è ben importante che riesca a resistere abbastanza bene. Voi mi direte: ma Sbarbarozzo, te come replica primaria usi spessissimo un G3 della Jingong? È vero, è plasticosissimo, ma finora ha resistito bene e beh, si difende, quindi bene o male sono stato fortunato. Però diciamo che prendendolo scricchiola parecchio, e prendendo invece in mano il mio MP5 della ICS, che quello è fatto in metallo, oppure l'UMP tanto amato odiato della Umarex, che per quanto fatto male è fatto in un bel ABS, si sente e dà una bella sensazione di robustezza e resistenza. Mentre il G3, insomma, scricchiola un pochino, le plastiche non sono proprio il massimo. Inoltre, una replica leggera ci permette di muoverci più agevolmente, guarda un po' che storia, di muoverci molto meglio quando si fanno delle giocate molto lunghe e di affaticarci un pochino di meno. Quindi il consiglio è guardare bene al materiale quando la acquistate e, se possibile, prendere magari delle repliche in metallo se non sono troppo pesante, e se no prenderne qualcuna in ABS e polimeri fatti bene, che ce ne sono tanti, quindi si possono trovare. Un'altra caratteristica importante è dieta integrata dal tipo di piattaforma che scegliamo. Perché tanti scelgono gli M4, gli MP5, Kalashnikov? E ci sono un pochino di Steyr e altre cose in giro.
Perché? Perché tutte queste repliche hanno un'ergonomia davvero fantastica. Tra l'altro, ho già fatto un video, ma guardate anche la RX 160, che quella come ergonomia è favolosa. Perché? Perché avere una replica con una buona ergonomia che si può utilizzare bene è qualcosa di fantastico. Vi permette di ricoprire più ruoli, di poter muovere agevolmente sia nella boscaglia fitta sia all'interno, e tutto quanto quando gli spazi non sono proprio il massimo. Io, ad esempio, qui sono passato alla Spectre perché mi devo muovere in una parte più stretta e il mio G3 non è proprio il massimo come ergonomia per gli spazi ristretti, anche se continuo ad adorarlo pur con tutti i suoi difetti. Ergonomia e compattezza sono tutte e due caratteristiche molto importanti. La compattezza vi permette di portarvi dietro la replica senza che vi pesi o vi ingombri troppo e vi permette di poter usare una varietà di situazioni. Come detto, una componentistica interna fatta come si deve, un po' di modifiche fatte come si deve da un professionista fanno davvero miracoli. Quindi, nel dubbio, è meglio avere, secondo me, una replica un po' più corta e decisamente versata, che tanto riesce lo stesso a tirare bene sul lungo, che non magari un fucile molto molto ingombrante, che magari sul lungo dà anche delle buone soddisfazioni, ma che poi è veramente limitato a delle situazioni che magari vi vanno a inficiare tantissimo quando non siete più all'interno di quello che è il campo di gioco e la situazione di gioco per cui è studiato. Infatti, torno sempre a dire che quando ho il G3 e vado in CQB, passo sempre o alla pistola o a una SMG che mi porto dietro. E voi che cosa ne pensate, ragazzi? Sono curioso di sentire anche il vostro parere. Secondo voi, quali sono le altre caratteristiche importanti in una replica? Sto parlando di quelle caratteristiche che, bene o male, rimangono quelle. Un M4 avrà sempre bene o male l'ergonomia di un M4, una K avrà sempre bene o male l'ergonomia di una K e un M60 sempre l'ingombro e le lunghezze di un M60. Secondo voi, invece, quali sono appunto le caratteristiche importanti oltre a queste? All'interno si può fare e cambiare praticamente tutto. All'esterno, invece, in base a che cosa scegliete la vostra replica, fatemelo sapere. Il vostro Babbo, come sempre, è curioso. Indicate di scriverlo giù nei commenti. E direi che è tutto. E ci vediamo alla prossima.